un profilo isolato, una forma proprio di quelle classiche di gatti, che viene investito da una corrente uniforme caratterizzata da velocità W infinito e pressione W infinito, a monte appunto rispetto a quello che è per la corrente è un ostacolo che si configura rispetto al superfluo. Definiamo angolo di incidenza con cui la corrente investe il profilo, l'angolo formato tra la corda e lato più V infinito. Quando parleremo d'ora in poi di incidenza, appunto stiamo definendo la direzione con cui questo flusso investe il nostro profilo. Ora, che succede? Ovviamente il profilo rappresenta un ostacolo per la nostra corrente, per il nostro flusso, il quale, per scavalcare tale ostacolo, dovrà in qualche modo riorganizzarsi attorno a sé. Per quello che è il disegno classico dei profili di cui noi ci occupiamo, se seguiamo le linee di corrente, consideriamo in modo stazionario, queste normalmente, come accadeva prima in realtà, nel caso che abbiamo visto del condotto orologico, tenderanno da un lato ad addensarsi e da un lato a dilatarsi. In genere tendono ad addensarsi sul dorso del profilo, tenderanno a dilatarsi invece sul ventre. Tendiamo a dividere il nostro dominio, cui stiamo facendo riferimento, lo possiamo dividere fondamentalmente in tre zone. Possiamo immaginare che a grande distanza dal nostro profilo aerodinamico in realtà il flusso minimalmente sarà disturbato dalla sua presenza, quindi fondamentalmente continuerà a viaggiare come se fosse indisturbato. Dopodiché c'è una zona dove viceversa le linee di corrente devono deviare rispetto a quello che sarebbe la loro direzione naturale rettilinea, quindi il flusso è disturbato geometricamente dalla presenza del profilo, però tutto sommato, se andiamo a calcolare i gradienti delle velocità trasversali, questi sono molto piccoli. Molto piccoli, che significa che possiamo trascurare di fatto in questa zona dove il disturbo c'è e si sente, possiamo trascurare quelli che sono gli effetti viscosi. Poi sappiamo bene dalla fluidodinamica che quando viceversa ci avviciniamo molto al nostro disturbo, c'è una parete, c'è una condizione di aderenza, una condizione al contorno di aderenza che dobbiamo considerare tra fluido e parete, quindi in realtà sulle pareti le velocità devono andare zero. Quindi una terza zona, che è quella dello strato limite, dove in realtà non solo c'è il disturbo geometrico, ma ci sono anche dei gradienti delle velocità in senso trasversale che non possono essere trascurati. Se non sono trascurabili i gradienti delle velocità, non sono trascurabili neanche gli sforzi viscosi, gli sforzi tendenziali associati al fatto che tutti i fluidi reali presentano la loro viscosità. Poi, ricordate bene che la termodinamica fluidodinamica è quella che è la storia dello strato limite e come evolve uno strato limite. Se facciamo riferimento alla stradiana, quindi c'è una zona in cui abbiamo una zona di attacco dove fondamentalmente gli sforzi viscosi sono preponderanti rispetto agli sforzi inerziali e quindi abbiamo uno strato limite laminare abbastanza irreggimentato, abbastanza regolare in quello che è l'andamento del modo del fluido. Dopodiché, man mano che gli elementi si muovono secondo l'approccio lagrangiano rispetto nella direzione X, le instabilità prima o poi prendono il sopravvento e quindi il moto da laminare, cioè subisce una transizione e poi diventa un moto turbolento. In questo, bene o male, noi abbiamo sempre a che fare nelle turbomacchine con flussi altamente turbolenti. Gli strati limite con cui abbiamo a che fare subiscono sempre questo processo. Da laminare prima o poi diventano turbolenti, una certa in corrispondenza di una certa condizione, che non ha nulla a che fare con il fenomeno del distacco della vena che vedremo dopo. Non è che
cioè sempre laminare e turbolento, dopodiché eventualmente ci può essere quello che chiameremo distacco dell'acqua. Ora, quindi abbiamo detto sostanzialmente tre zone, quella dove il flusso proprio non, neanche se ne accorge che c'è un profilo a grossa distanza da sé, quella dove c'è il disturbo geometrico, quindi effettivamente le linee di flusso, le linee di corrente devono deviare rispetto a quella che è la loro direzione originale e si devono riadattare attorno al nostro profilo, e poi viceversa c'è la zona degli strati limiti. Secondo, voi avete fatto l'approccio di Brand allo studio degli strati limiti sottili, categoria nella quale noi rientriamo quando andiamo a studiare i fenomeni attorno ai profili aerodinamici, ci ricordiamo che una caratteristica di questi strati limiti è che se da un punto, punto 5, ci allontaniamo in senso ortogonale dalla parete, la velocità tende ad aumentare e con un profilo ad esempio di questo tipo nella zona laminare, un po' più piatto di questo tipo nella zona sviluppo turbolento. Quindi fondamentalmente la velocità varia lungo y e appunto abbiamo gli sforzi viscosi che dobbiamo tenere qui. Viceversa ci ricordiamo che per quanto riguarda la pressione invece questa non varia lungo y. Fondamentalmente all'interno dello strato limite vige la pressione che è imposta dallo strato esterno, da quello strato geometricamente disturbato per il quale però non possiamo trascurare la presenza degli effetti viscosi che chiameremo strato inviscido a tal proposito, proprio a sottolineare che lì l'effetto della viscosità non si sente, gli sforzi tangenziali possono essere trascurati. Quindi questo per noi è un grosso aiuto perché secondo Brand appunto la pressione che agisce qui sulla superficie della bara o del nostro profilo originale in realtà è la stessa di quella che agisce al limite dello strato limite. È imposta appunto la storia delle pressioni che vanno ad agire sulla superficie della bara è determinata da quello che accade nella zona del flusso dove in realtà gli effetti viscosi sono trascurati. Quindi se noi volessimo calcolare soltanto l'effetto delle azioni delle pressioni agenti sul nostro profilo aerodinamico non potremmo in prima approssimazione non addentrarci nello studio di quello che sta accadendo vicinissimo alle superfici, cioè nello studio dello strato limite, potremmo limitarci a studiare quello che accade nella zona geometricamente disturbata ma approssimabile come inviscida, quindi nella zona in cui ovviamente le equazioni di studio si semplificano molto, nella zona non andremo a usare le relazioni di Euler ma non le Navistox per intenderci. È chiaro che se invece vogliamo capire anche quello che accade per quanto riguarda gli sforzi tangenziali che agiscono sul profilo, beh, lì dobbiamo per forza entrare e capire come si evolve lo strato limite con il nostro profilo. Ora, qual è la storia delle pressioni nella zona geometricamente disturbata ma a comportamento in viscida? Beh, come è rozzamente indicato in questa figura, le linee di corrente tendono appunto a riadattarsi attorno all'ostacolo, normalmente accade quello che abbiamo visto in precedenza per il condotto rotorico, le linee di corrente tendono a restringersi per il flusso che tende a scavalcare il dorso, tendono ad allargarsi invece se consideriamo il flusso che passa sotto il ventre della parte. Se facciamo riferimento alle equazioni appunto soltanto alla zona geometricamente indisturbata ma in viscida, vale fondamentalmente per i fluidi incompressibili questa relazione come espressione del bilancio di energia. Fluido incompressibile P infinito su ρ più W infinito 4 mezzi, dove W è la velocità con cui si muove il fluido. La dote di energia meccanica che il fluido possiede rimane invariata, perché non ci sono scambi di lavoro,
assumiamo che non ci siano scambi di calore, e sono trascurabili, perlomeno nella porzione di dominio che stiamo studiando, sono trascurabili gli effetti viscosi. Quindi questo significa che qui dove il tubo di flusso tende a restringersi, il fluido in realtà sta facendo più strada, dovrà accelerare, dovrà muoversi con una velocità maggiore, qui in questa zona la pressione dovrà ridursi, perché per l'appunto dovrà valere sempre questa. L'energia cinetica più P su ρ si deve mantenere costante durante il percorso che gli elementini di fluido fanno all'interno dei vari tubi di flusso, quindi dove il fluido accelera lì la pressione diminuisce. Viceversa, qui la pressione sta aumentando. Quindi se studiamo lo stato in viscido per ricavare l'andamento della pressione sul nostro profilo, ci troviamo che tutto quanto il dorso tenderà ad essere in depressione, il ventre classicamente tenderà ad essere in pressione. Cioè l'elementino di fluido che sta muovendo all'interno di questo tubo di flusso, qui accelera a spese della propria pressione, perché non c'è nessun flusso di energia verso l'esterno. Bene o male questa fase in cui accelera dura finché non raggiungiamo il punto di massimo spessore del profilo, o comunque là dove è collocata la massima curvatura delle linee di corrente. Dopodiché che fa? Ovviamente il flusso a valle si deve riadattare, dovrà tornare ad essere uniforme, caratterizzato dalla W infinito che era prima inizialmente. Beh, i tubi di flusso inizialmente si contraggono, poi tendono ad allargarsi. Quindi il flusso da prima tenderà ad accelerare perdendo pressione, poi tenderà a decelerare riguadagnando pressione. Abbiamo una zona in depressione sul dorso della pala o del nostro profilo aerodinamico, caratterizzato da un andamento di questo genere. Da prima le depressioni tendono ad aumentare, dopodiché tendono a diminuire, fino a ritornare in realtà, se facciamo riferimento alle condizioni di modo in viscido, ma ideale alla P infinito di partenza. Lo stesso per il ventre, da prima una decelerazione, poi un'accelerazione. Quindi qui le pressioni sono negative, sono depressioni, qui abbiamo sovrappressioni positive, inizialmente aumentano, poi tendono a diminuire fino a ridursi a zero fondamentalmente. L'azione di queste depressioni e sovrappressioni tende a creare quella che chiamiamo azione portante che agisce sul profilo, cioè mi dà una spinta sul profilo aerodinamico diretta a questa direzione. Qui vedete la zona di depressione, in realtà le depressioni sono molto più forti di quelle che sono le sovrappressioni agenti sul ventre, e in effetti questo è quello che accade classicamente per i profili aerodinamici. L'azione portante che agisce sull'area di un aereo è dovuta in massima parte al fatto che si crea una depressione sul dorso, l'area dell'aereo in realtà non è spinta in alto, è risucchiata in alto dalla depressione generata sul suo dorso. Ora, in generale, su un profilo aerodinamico investito da una certa corrente con incidenza I, viene ad agire una forza risultante F che noi scomponiamo in due termini. Quella che chiamiamo portanza ed è parallela alla W infinito, la componente ortogonale da W infinito, è quella che chiamiamo resistenza, che invece è la componente di F parallela alla W infinito stesso. Ora, questi due termini, queste due forze, portanza e resistenza, vengono in genere adimensionalizzate per ottenere quello che chiamiamo un coefficiente di portanza o un coefficiente di resistenza. O, all'inverso, la portanza la possiamo vedere come un coefficiente di portanza C con P, che tra poco vedremo dipenderà da come è fatto il profilo e dall'incidenza I, moltiplicata per la sovrappressione dinamica, un mezzo ρ W infinito al quadrato, moltiplicata per una superficie caratteristica di riferimento, che è data dalla corda del profilo
per la sua lunghezza nella dimensione, in questo caso uscente o entrante rispetto alla radice. Quindi fondamentalmente definiamo due coefficienti, uno di portanza e uno di resistenza, ottenuti adimensionalizzando l'azione portante o l'azione resistente rispetto a un mezzo doppio V infinito quadro e rispetto a una superficie di riferimento data dalla corda per la lunghezza del profilo nella terza dimensione che qui stiamo considerando. Quindi R e P ci danno l'azione risultante totale che agisce sul profilo, che sarà applicata su un certo centro di pressione. Definiamo angolo di attrito, l'angolo formato dalla portanza con la risultante F. Ora, che possiamo dire di questi CP e di questo CR? Abbiamo detto che tutto sommato, se siamo interessati solo alla storia delle pressioni, possiamo fare riferimento alla sola porzione del flusso dove la viscosità è trascurabile. Generalizziamo allora e trattiamo il caso ideale in cui il profilo è investito da una corrente in viscida, quindi non c'è l'effetto della viscosità, non ci sono degradazioni di energia. Consideriamo anche l'incompressibilità del flusso, quindi non ci sono degradazioni. In questo caso non facciamo la trattazione matematica, ma si dimostra che se il flusso è in viscido, la componente R che abbiamo definito resistenza è sempre identicamente nulla, ossia il C con R è sempre pari a zero, di conseguenza anche l'angolo di attrito uguale a zero, mentre il coefficiente di portanza può essere calcolato tramite questa relazione dovuta a Kutta-Joukowsky, chiamata derivante dal teorema di Kutta-Joukowsky. 2 gamma su W infinito L, dove gamma non è altro che la circuitazione del vettore velocità attorno a una linea chiusa che comprende il profilo, ossia abbiamo il nostro profilo investito da una certa doppia infinito, consideriamo una qualsiasi linea chiusa che lo circonda, sia questo il vettore delle velocità in corrispondenza del punto P, sia questo un elementino ds della nostra linea chiusa, gamma è uguale all'integrale fatto sulla linea chiusa in W scalare S, circolazione della velocità su una linea chiusa, calcolata su una linea chiusa che circonda il profilo. Ora, come vi dicevo prima, noi faremo un riferimento di spessori sottili, profili sottili, cioè profili per cui lo spessore è trascurabile rispetto alla corda del profilo stesso. Fondamentalmente in questo caso il valore del CP e del CR è praticamente indipendente dal fatto che il profilo abbia un proprio spessore, ma è lo stesso che otterremmo calcolando paralmente quella circuitazione attorno soltanto a un profilo aerodinamico di spessore infinitesimo definito soltanto quindi dalla sua linea media. Si dimostra che ad esempio per profili simmetrici caratterizzati appunto da spessore trascurabile rispetto a quello che è lo sviluppo del profilo, questo coefficiente di portanza, rapporto tra due volte la circuitazione su W infinito per L, è pari a 2π greco per il seno dell'incidenza. Flusso incompressibile, in viscido, riferito a profili avente spessore in realtà trascurabile rispetto a quello che è la corda, molto più piccolo della corda.
se le incidenze, gli angoli di incidenza non sono troppo alti, quindi il seno di possiamo confonderlo con il valore stesso di I, espresso in radianti. Per un profilo di questo genere, quindi, nel caso in cui ci siamo messi, il coefficiente di portanza dipende in maniera lineare dall'angolo di incidenza. Ovviamente, se I è 0, abbiamo un profilo simmetrico dorso e ventre sono uguali. Il disturbo che il profilo induce sia sulle linee di corrente che passano nella parte alta, diciamo così, sempre che passano nella parte bassa, è identico, è chiaro che quindi le azioni si bilanciano e si annullano tra di loro. Non c'è nessuna portanza che viene a agire su questo profilo. Man mano che cominciamo a inclinarlo rispetto al flusso, cambia il modo in cui viene disturbato il flusso lato superiore rispetto a quello in cui viene disturbato il flusso lato inferiore. Comincia a generarsi una depressione sul dorso e una sovrappressione sul ventre e comincia a generarsi una portanza che appunto varierà in maniera lineare con I, almeno finché è valida questa ipotesi e ovviamente finché è valida la schematizzazione di flusso in viscido che stiamo facendo. Se consideriamo profili a linea media curva, si dimostra che ancora la portanza è calcolabile con questa relazione. Ancora una volta ci compì varia linearmente con l'incidenza I, a patto di correggere questa incidenza con l'angolo delta, che mi definisce quella direzione che il flusso ha in corrispondenza del valore di portanza nulla. Cioè trovo la direzione che caratterizza il flusso che investe il profilo in corrispondenza del quale P vale 0. Lo metto in questa relazione, nel caso di profilo rettilineo ovviamente delta è 0, nel caso invece di profilo curvo esiste una direzione della W infinito per la cui la portanza è 0, quella direzione rispetto alla corda la indico con l'angolo delta, il coefficiente di portanza lo posso calcolare come 2π greco delta, che è una condizione fissata se ho definito la linea media del mio profilo rettilineo, più l'incidenza I. Quindi ancora una volta il CP con P varia linearmente con l'incidenza. Si dimostra che se considero un profilo che ha come linea media un arco di cerchio, questa direzione di portanza nulla la si trova congiungendo la coda del profilo, quindi il punto terminale dello scheletro, con il punto di massima altezza del cerchio, il punto di massima altezza del nostro arco di cerchio. In generale, questa regola la possiamo estrapolare e applicare un po' a tutti i tipi di linee medie. La direzione di portanza nulla è molto vicina a quella individuata dalla congiungente tra la coda del profilo e il punto di massimo altezza, diciamo così, dello scheletro. Fondamentalmente, quindi, tiriamo un attimo delle conclusioni. Se abbiamo a che fare con dei profili sottili, schematizziamo il flusso come in viscido, il che va bene un po' dappertutto per quanto riguarda il nostro caso reale, a patto di escludere la zona degli stati limiti, dello strato limite sottile. Troviamo che C con R è uguale a 0 e C con P è una funzione lineare dell'incidenza I.
quindi una certa costante A per l'incidenza I più una certa costante B. Quindi C con R uguale 0 significa che la resistenza, la drag force è sempre 0 per il nostro flusso, per il nostro caso di flusso in viscido, qualunque sia la direzione con cui il profilo viene investito. Nel caso reale noi sappiamo che ci sarà una resistenza dovuta all'interazione fluido-profilo e dovuta al fatto che all'interno dello stato limite c'è la condizione di aderenza, quindi c'è uno sforzo tangenziale scambiato tra il fluido e la parete solida che delimita il mio profilo. Difatti, la conclusione a cui possiamo arrivare è che l'insorgere di una resistenza applicata, cioè di una componente dell'azione parallela alla W infinito, è proprio intrinsecamente legata alla viscosità del fluido. Perché nel caso di moto in viscido questa resistenza è sempre zero. Quindi sono gli sforzi che si hanno all'interno dello stato limite, gli sforzi tangenziali dovuti alla viscosità del fluido, che determinano l'insorgere di R. Se il nostro flusso fosse ideale, in viscido, R sarebbe sempre identicamente zero, secondo l'approccio di Kutta-Yugoslavski. Mentre invece il coefficiente di portanza varia in maniera sempre lineare con l'incidenza stessa. Ora, consideriamo, questa è la trattazione analitica riferita a un caso molto particolare, prendiamo un bel profilo e lo mettiamo in prova. Quindi un certo profilo aerodinamico lo andiamo a provare al valore dell'incidenza I, trascuriamo per un attimo gli effetti dell'allungamento su cui ritorniamo subito dopo e andiamo a misurare effettivamente quali sono le azioni che stanno agendo sul profilo al variare dell'angolo di incidenza. Troviamo che esiste un ampio tratto per un qualsiasi profilo nell'intorno di I uguale 0 di incidenza nulla, per cui effettivamente il coefficiente di portanza varia in maniera lineare con la I, mentre il C con R si mantiene prossimo a 0. Esiste effettivamente una direzione di incidenza che ci dà la portanza nulla, C con P uguale a 0 per questo valore dell'incidenza, che solitamente è negativo. Dopodiché, al crescere di il coefficiente, la portanza comincia a crescere in maniera lineare, fino perlomeno a un certo valore dell'angolo di incidenza, dopodiché comincia a deviare da questo comportamento lineare. Faccio un piccolo passo indietro, io prima ho detto cos'è l'incidenza, non ho detto che segno diamo all'incidenza. Fondamentalmente per convenzione consideriamo, in realtà ricordavo che ci fosse una figura più chiara, per convenzione consideriamo positiva l'incidenza se questa tende a far aumentare il percorso che i vari elementi di fluido devono fare sul dorso del nostro profilo. Consideriamo un profilo piatto. Quindi questa è la zona delle incidenze positive e diventano sempre maggiori il valore dell'incidenza man mano appunto che il percorso che il flusso deve fare sul dorso del profilo diventa sempre più maggiore. Viceversa, questa sarà la zona delle incidenze negative. Se ritorniamo qui al caso dell'arco di cerchio, questa è la corda,
qui se il flusso investe provenendo da questo semipiano abbiamo la zona delle incidenze positive, l'incidenza che mi definisce una portanza pari a zero è un'incidenza negativa, perché in realtà posso vederla come una direzione che tende a far diminuire il percorso che il fluido deve fare quando si muove sul dorso di questo arco di cerchio. Quindi c'è una zona piuttosto estesa nell'intorno delle incidenze di I uguale 0 in cui effettivamente i risultati ottenuti dall'approccio di Kutta-Joukowsky sono validi, almeno per quanto riguarda il calcolo della portanza. Quindi effettivamente questo ci dice che da un punto di vista fisico ha senso la schematizzazione che un po' stavamo facendo, cioè che l'interazione flusso-profilo può essere fatta in maniera abbastanza bene trascurando l'esistenza di uno strato limite e concentrandosi soltanto su quello che è la zona del flusso in viscino, geometricamente disturbato dal profilo, ma dove gli sforzi tangenziali non sono così elevati da rendere trascurabile l'azione della viscosità. Dopodiché cominciamo a deviare da questa schematizzazione. In realtà qui la figura non rende giustizia, il coefficiente di resistenza che è abbastanza prossimo a zero per valori elevati dell'incidenza comincia ad impennarsi, il coefficiente di portanza per un po' comincia a crescere, raggiunge un suo massimo, dopodiché comincia a decrescere, in genere in realtà comincia a crollare, non semplicemente a decrescere. Piccole variazioni dell'incidenza rispetto al valore di massimo determinano grosse diminuzioni del coefficiente di portanza. Questa è la zona dello stallo di cui parleremo dopo. Ora, quindi in realtà noi potremo tramite delle gallerie del vento, e possiamo tramite gallerie del vento mettere in prova tutta una serie di profili e ricavarne quello che è l'andamento del coefficiente di portanza e del coefficiente di resistenza che ci descrivono appunto il comportamento aerodinamico del profilo, lo scambio di azioni che esso è capace di scambiare, di avere con una corrente che lo investe. Molto spesso per ogni profilo messo in prova si ricavano e si rendono disponibili quelle che sono dette le curve polari del profilo. Fondamentalmente si riporta il valore di Cp in funzione del valore di Cr, cioè ognuno di questi punti è caratterizzato ognuno di questi punti corrisponde a una ben determinata incidenza che sta investendo il profilo stesso. Viene detta efficienza del profilo il rapporto Cp su Cr, che varia a seconda dell'incidenza con cui il profilo viene provato. L'inverso di questa efficienza, ossia il rapporto da Cr su Cp, in realtà non è altro che il rapporto tra la resistenza e la portanza, ossia la tangente di quell'angolo di attrito che abbiamo definito prima. A noi converrà in genere avere grosse portanze, meglio, in aerodinamica conviene sempre avere le portanze più grosse possibili rapportate alle resistenze subite dal flusso, quindi in genere si cerca di lavorare per un determinato profilo nei suoi punti di massima efficienza, o almeno nell'intorno del punto di massima efficienza, per i quali l'angolo di attrito lambda in genere ha un valore molto piccolo. Per i profili aerodinamici normali utilizzati, normalmente lambda, utilizzandoli appunto nella zona della massima efficienza del profilo, lambda normalmente si mantiene al di sotto di un grado. Quindi effettivamente il C con R è molto molto piccolo rispetto al C con P. Abbiamo già detto che esiste un largo tratto, bene o male spaziato in maniera equispaziato rispetto all'asse Y, in cui
il coefficiente di portanza è descrivibile tramite una relazione lineare. Lì dove C con P è pari a 0 abbiamo l'incidenza associata a una portanza nulla. In questo tratto dove C con P varia in maniera lineare con l'incidenza, vediamo che il coefficiente angolare gamma in realtà varia molto poco con il tipo di profilo, almeno quelli che interessano a noi. Difatti è compreso in genere tra 0.092 e 0.095. Quindi in realtà, se vogliamo andare a rappresentare l'andamento del ciclo P in funzione dell'incidenza, ad esempio questo è per i profili della serie costringa, in ascisse abbiamo l'incidenza del flusso che investe il profilo, in ordinate abbiamo il coefficiente di portanza. Vedete, abbiamo tutte rette praticamente parallele l'una all'altra. Questo perché, se andiamo a vedere, questa è la relazione analitica che nel tratto appunto rettilineo ci lega il C con P all'incidenza. Per i vari profili, praticamente il coefficiente angolare varia da 0.092 a 0.094. Si possono anche un profilo dell'arco. Per tutti i profili della serie GO vale sempre 0.092, nonostante essi siano piuttosto differenti l'uno dall'altro, quando vedete. Quello che cambia invece in maniera sostanziale è il termine noto. Quindi l'angolo in corrispondenza del quale, l'angolo di incidenza per il quale abbiamo portanza nulla. Normalmente questo angolo varia tra i 2 e gli 8 gradi sessagesimali e appunto dipende in maniera forte in realtà dalla... mentre nelle ipotesi che stiamo facendo, trattando profili sottili, lo spessore del profilo poco va a incidere su quella che è la portanza, lo spessore massimo del profilo invece va a determinare in maniera sensibile la direzione di portanza nulla e va a determinare in maniera sensibile quella che è il valore della C con R, il valore della resistenza, che tende a crescere sia dello spessore che della curvatura del profilo stesso. Quindi, come vi dicevo, qui avete una rappresentazione, almeno nella zona lineare del CP, in funzione di I. Guardate, in realtà poi non è che abbiamo un campo grandissimo di variazione dell'incidenza su cui possiamo giocare, perché in questo caso andiamo da meno 6 gradi a più 7 gradi. In questo modo il campo di utilizzo, il campo utile di ogni profilo è di una quindicina di gradi rispetto all'incidenza I uguale a 0. Qui riassunte avete appunto le curve polari, dove sono diagrammati il CP, questa volta è diagrammato il valore del C con R. Se qui prendiamo un tipo di profilo, ad esempio il 682, questo qui sopra, piuttosto piatto sul ventre e abbastanza convesso sul dorso, questa è la sua curva polare, dove ogni valore di CP in funzione di CR è ottenuto a un determinato angolo di incidenza. Se avete bisogno di determinare le prestazioni di un profilo, potete fare riferimento o a diagrammi di questo genere, normalmente quello che noi cercheremo sarà l'incidenza che ci dà una certa portanza, quindi un diagramma di questo genere, o direttamente alle relazioni analitiche che ci danno il CP in funzione di I. Ci sono poche relazioni analitiche in realtà che ci danno il C con R. Io ve ne ho riportato qui una abbastanza generale che potete utilizzare appunto non avendo a disposizione altri dati quasi per tutti i profili che avete a disposizione. È molto approssimata, però ha il vantaggio di essere approssimata al nostro in eccesso, nel senso che tende a sovrastimare il valore della resistenza calcolata e quindi ci dà un margine di sicurezza rispetto all'applicazione.
all'applicazione che stiamo studiando, oppure se abbiamo la curva del ciclo R utilizziamo il ciclo R, oppure se abbiamo la polare in corrispondenza di un certo C con P entriamo sulla polare e ci richiamiamo il coefficiente di resistenza. Ora, meno male questa conclusione ce l'abbiamo tratta. Nella zona in cui il C-P in effetti varia in maniera lineare con l'incidenza, ciò ci dimostra che il teorema dell'approccio di Kutta-Joukowsky, l'approccio del flusso in viscido, è giusto, ossia è trascurabile la presenza dello strato limite attorno al profilo. In effetti, molte volte, molti codici di calcolo fluidodinamici affrontano il flusso attorno alle valve di una turbomacchina utilizzando la schematizzazione in modo a potenziare del flusso in viscido. Almeno in prima battuta si ottengono comunque buoni risultati. L'esistenza dello strato limite determina l'insorgere, quindi la zona in cui invece la viscosità non è trascurabile, determina l'azione di, il fatto che sul nostro profilo, oltre a una portanza, agisce anche una resistenza. C'è da dire che i risultati che vi ho mostrato, la curva del CP e del CR, in realtà dipendono, se stiamo facendo gli studi in galleria del vento, non solo dalla forma del profilo, ma anche dall'allungamento, cioè da, nella terza dimensione, quanto è lunga la pala che stiamo provando. Perché ci sono degli effetti di bordo che vanno a variare quelli che sono i risultati di queste azioni. Sono molto importanti nel caso delle ali degli aeroplani, dove effettivamente c'è un bordo libero, l'estremità terminale dell'ala, molto meno per quanto riguarda le turbomacchine, dove invece la pala è delimitata da una parte dal mozzo e dall'altra dalla cassa che la chiude. Quindi questi moti che in realtà di bordo che dal dorso che fanno scambiare massa tra dorso e ventre nel nostro caso non possono realizzarsi. Noi in effetti dovremmo considerare sempre i valori di CP ottenuti da prove con allungamenti infiniti, quindi senza effetti 3D sul bordo dell'ala. Le prove sperimentali che si hanno a disposizione, i valori che potete trovare del CP, gli andamenti del CP che trovate in letteratura, fanno riferimento o sono stati corretti per riportarli a questo caso, allungamento infinito, quindi effettivamente caso bidimensionale puro, oppure fanno riferimento al caso di allungamento pari a 5. Convenzionalmente le prove sui profili in galleria del vento si fanno in questo allungamento. Esistono delle formule per correggere i valori e riportarseli al caso di allungamento infinito. Dopodiché, tutta la trattazione che stiamo facendo, i risultati in realtà, noi abbiamo fatto la trattazione dando per, l'ho detto io, non compare esplicitamente, ma sappiate che la facciamo per ρ uguale costante. Quindi moto iposonico. In realtà l'andamento del CP dipende dal numero di Mach. In particolare l'influenza del numero di Mach comincia a diventare molto forte quando il numero di Mach supera il valore di 0,5. Quindi quando cominciamo ad approssimarci ai moti transonici. Ora, dobbiamo trattare, meno male ci spieghiamo, questo è l'andamento nella zona lineare, dobbiamo trattare un po' meglio il caso dello stato.